Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video degli appunti di viaggio. Come avete letto dal titolo, oggi si parla di applicazioni per smartphone, appunto perché lo smartphone è un modo che ha cambiato la vita in generale, ma soprattutto anche il modo di viaggiare di molte persone. Quindi oggi vi parlo delle 10 applicazioni che appunto sono presenti nel mio cellulare e che appunto mi hanno cambiato il modo di viaggiare. La prima applicazione che vi consiglio è conosciutissima in realtà, Skyscanner, in particolare il suo widget che permette di selezionare o soltanto l'aeroporto di partenza o una tratta specifica che volete fare o le date in cui volete partire, in cui potete partire, in modo tale da tenere sotto controllo i prezzi dei voli e quindi prenotare dei voli molto convenienti. Appunto, l'applicazione mi è stata davvero molto utile per prenotare Malta. Ho trovato appunto il volo tramite Skyscanner e poi sono andata a prenotarlo appunto dal sito Ryanair a un prezzo molto conveniente rispetto al solito. Altra applicazione che ho trovato davvero molto interessante, sempre legata al mondo aerei e aeroporti, è Up in the Air. Appunto, è molto interessante perché ci dà tutte le informazioni relative al nostro volo, da cambiamenti di gate, eccetera. La cosa molto interessante è che se non volete usare la connessione dati potete ricevere le informazioni che vi servono direttamente sul cellulare, ma tramite SMS. Terza app che vi consiglio, conosciutissima, è Netflix, la piattaforma di intrattenimento più famosa probabilmente al mondo. È quella che preferisco per appunto se dovessi avere dei voli senza schermo, che anche se sono brevi rischiano di essere molto noiosi, soprattutto se non avete il posto finestrino, ma non solo per i voli, perché potete comunque usarla anche per i tragitti in treno, se avete tragitti abbastanza lunghi, oppure anche per gli spostamenti in macchina se non guidate. Per quanto riguarda invece i pernottamenti, sapete che a me piace stare in ostello, però se volete vivere un'esperienza un pochino diversa e vivere più come dei local la vostra vacanza, assolutamente consigliatissima Airbnb. Sono iscritta anch'io, in realtà non l'ho praticamente mai usata, anche perché appunto viaggiando da sola preferisco andare in ostello. Però comunque sia è un'app assolutamente consigliatissima, fatta bene, potete trovare anche appartamenti, camere, case molto convenienti. Quinta app consigliata è Translate, in particolare appunto se siete in viaggio all'estero, in paesi dove magari non è molto conosciuto l'inglese, appunto vi aiuta appunto nella comunicazione, ma anche è molto interessante la funzionalità che vi permette di inquadrare una scritta e di tradurla direttamente sul vostro smartphone. Sesta app, sempre da utilizzare nel corso della vostra vacanza, è Expensify. Io la trovo molto utile appunto per tenere sotto controllo le spese che faccio, quindi in modo tale da evitare di rimanere senza soldi nel corso della mia vacanza, del mio viaggio. Altra app consigliata mentre siete in viaggio, in particolare appunto in paesi dove non si utilizza l'euro, è Unit Converter, appunto la sua funzionalità di cambio valuta. Anche in questo caso vi permette di tenere sotto controllo quanto state spendendo se siete in paesi dove non si utilizza l'euro. Vi permette appunto di convertire qualsiasi importo di qualsiasi valuta in euro in maniera tale da evitare fregature. Comunque sia questa app potete usarla anche nella vita di tutti i giorni, perché vi permette di convertire qualsiasi unità di misura in un'altra. Mi viene in mente appunto il sistema metrico decimale che usiamo noi, con magari il sistema di misurazione che viene usato in America, o gradi centigradi, gradi Fahrenheit, per esempio. Se come me avete la tendenza a mangiare cibo spazzatura in vacanza, l'app Happy Cow vi tornerà molto utile. Vi permetterà di esplorare i dintorni del luogo in cui vi trovate e di trovare dei locali in cui viene servito del cibo più sano, o comunque anche c'è la possibilità di selezionare la dieta che seguite se siete vegetariani o vegani, e appunto di evitare una volta per tutte il fast food. Altra app che è stata una rivelazione assoluta per me è Flush, che vi permette di trovare i bagni pubblici più vicini a voi. A me personalmente ha cambiato davvero la vita un'app del genere.
Ultima applicazione, ma non per importanza, anzi è Wi-Fi Map, che vi permette di visualizzare tutte le reti Wi-Fi disponibili, sia libere, sia quelle con password fornita dagli utenti. Quindi potrete anche sfruttare questa funzionalità e connettervi a delle reti Wi-Fi a cui normalmente non avreste accesso. Ovviamente le app che sono utili per i viaggiatori sono infinite, quindi se ne conoscete qualcuna che non nomino in questo video, lasciate un commento qui sotto, appunto, cioè, almeno con il nome dell'app, magari anche scrivendo più o meno qual è la sua funzionalità, in modo tale da avviare uno scambio di informazioni. Se il video vi è piaciuto e l'avete trovato interessante, lasciate un bel like. Se non siete iscritti, iscrivetevi e soprattutto attivate la campanella in modo tale da essere avvisati quando carico un nuovo video. In descrizione vi ricordo che trovate il link ai miei social in cui potete seguirmi anche al di fuori dei video di YouTube durante appunto la mia settimana. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!